Buongiorno maestro, maestro Tam. Questa è la terza intervista. Però adesso facciamo un augurio per la 2020 per i giovani fotografi pretendenti o quelli che stanno studiando. Auguriamo, cioè vorrei che tu augurassi il loro bene, il loro futuro, il loro lavoro, i loro studi, perché allora, maestro Tam, al di là di ciò che viene detto, io ho un grande ottimismo. Ottimismo sui giovani che hanno talento, hanno loro, diciamo, creatività e loro interesse, intelligenza, e che stanno, diciamo, versando sulla fotografia. Stanno investendo la loro stessa vita, sì, sulla fotografia. Quindi a te chiedo, cioè, un augurio per loro. Augurio. Allora io gli auguro, diciamo, questa cosa qui, legandomi alle altre interviste che abbiamo fatto anche oggi e anche ai discorsi che abbiamo fatto a tavola. Ecco, di legarsi ai gruppi umani che si interessano. Io lo dico per quello che sta in me, che si interessano alle vite degli altri, che si interessa di legarsi a questo, e si accorgeranno che queste persone purtroppo per noi tutti non hanno immagini e hanno bisogno di immagini, quindi di legarsi a loro, e verranno amati, non avranno danari, ma verranno amati da queste persone. Ora anche esistono i telefonini che fanno le foto, cosa, al di là del dibattito, il digitale, la pellicola, come è capitato a me adesso in vecchiaia, che quando vedono le mie immagini loro dicono: ma cioè, noi prima ce le facevamo da soli queste cose, ma vedono la differenza, le mie immagini sono più difficili, cioè sono in bianco e nero, le loro sono molto più colorate, cioè queste cose. Però io vedo che le persone più sono nei guai e più hanno bisogno di immagini belle. Cioè, per questo chi ha il coraggio, perché ci vuole coraggio, di legarsi alle persone insoddisfatte del mondo com'è, quindi insoddisfatte anche delle immagini che sorreggono questo mondo com'è, avranno molti spazi, Forse non avranno danaro, ma avranno ovunque un piatto di minestra che il povero, il più povero, gli dà, purché rimanga con loro. Grazie. Prego. È un bel guaio però i giovani, perché no, è così la vita. Hai visto i sette samurai, tu, un, certo, film che viene dal tuo paese, dice: noi possiamo darvi solo il cibo, eppure sette samurai bravissimi hanno detto sì, perché nessuno ci ha dato tutto, voi ci date tutto, gli altri ci davano qualcosa. Dice: mai noi abbiamo avuto delle persone che ci davano tutto. E questo è un bel augurio, sì, per giovani. Sì, io penso di sì. Sì. Senza illusioni, certo, senza cose così. Grazie.